In questa puntata, premio Pianeta Galileo, 30 anni d'arte, sapori di Natale 2022 a Fivizzano. Per l'alto valore del suo contributo al progresso scientifico e alla diffusione del sapere, unitamente alla sua autorevole attività di parlamentare. Questa è la motivazione del conferimento del premio Pianeta Galileo 2022 alla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo. È un riconoscimento sicuramente al grande lavoro di ricerca che la senatrice Cattaneo porta avanti ormai da tanti anni e che hanno visto l'Italia emergere nel mondo, ma è anche un premio alle tante donne, alle tante ragazze, ai tanti ragazzi che si impegnano con fatica nel mondo della ricerca. Quando questa ricerca poi si trasforma in una risposta per migliorare la vita dei cittadini è qualcosa di bello e di enorme. Il progetto Galileo è qualcosa a cui io tengo molto perché parla alle ragazze e ragazzi, divulga scienza, conoscenza, permette a ciascuno di loro di poter crescere migliori e penso che questo sia qualcosa di enormemente bello e importante. Come istituzione Consiglio regionale continueremo a portare avanti queste iniziative perché solo dove c'è più scienza, dove c'è più conoscenza c'è più libertà. Ma è assolutamente sì, anche per l'attenzione che la Regione ha verso i giovani, questo Parlamento dei giovani, è qualcosa di sorprendente, un'iniziativa davvero della quale vorrei conoscere di più. L'incontrerò, ci parleremo, ci conosceremo e spero che continueremo a frequentarci. Sa, la cosa interessante di essere uno scienziato è che non si deve sapere tutto. Io mi affido alle istituzioni, abbiamo istituzioni solide, abbiamo avuto comitati solidi che ci hanno fatto uscire da un dramma che l'umanità non aveva mai vissuto prima nella sua storia. Io continuerei ad affidarmi a queste valutazioni, alle loro riflessioni. Io spero di sì, spero che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che la scienza e il suo metodo sono la bussola migliore che possiamo avere per essere guidati nei mari in tempesta. E la scienza altro non è che un metodo appunto per approfondire come stanno e capire come stanno le cose intorno a noi, conquista pezzi di conoscenza per tutti noi, li mette a disposizione con dati, evidenze, prove visibili, pubbliche, verificabili, ripetibili. Sarebbe assurdo con questi bagagli di esperienze di cui disponiamo arrivare a decisioni che prescindono dai dati di fatto e dalle evidenze, quindi spero che sempre più le decisioni legislative siano, nelle decisioni legislative possano entrare le prove e le evidenze scientifiche. Assolutamente, ed è molto importante, molto per noi un onore essere qui perché si inserisce in questo progetto voluto dall'ufficio oltre che dalle università e dalla regione dal 2004 addirittura. Io sono oggi in rappresentanza dell'ufficio scolastico, ma vengo dalla scuola, dalla secondaria di secondo grado, cioè dall'ordine di scuola che ha potuto insomma godere di questo progetto, e trovo che il premio alla senatrice per il ruolo anche non so, evidentemente di scienziata di livello elevatissimo, ma anche di donna che ha divulgato la scienza, questo trovo che sia molto importante per il suo ruolo di mediazione anche presso i ragazzi. Noi ragazzi del Parlamento, io porto i saluti sia dei parlamentari qui presenti, sia di coloro che oggi non sono potuti essere qui, siamo veramente grati di avere questa occasione di poter parlare con la senatrice che sicuramente può fungere da insegnamento per noi ragazzi che ancora siamo in fieri, no, del nostro percorso scolastico e che sicuramente insomma lo vedremo come una grandissima occasione di consapevolezza riguardo a non soltanto in ambito scientifico ma proprio una strada futura da prendere. È un bel momento perché è un momento che riconosce l'importanza della scienza, delle scienze. Le università sono la casa della scienza, sono il tempio della scienza e quindi attribuire questo premio ad una scienziata illustre
che rende importante il ruolo della scienza nella nostra società è un momento certamente da celebrare con la massima partecipazione. Dobbiamo dare spazio al ruolo della scienza non solo nelle università ma nella società e soprattutto in questi ultimi, come dire, tempi recenti in cui qualcuno mette in discussione il ruolo della scienza con impostazioni che davvero diciamo, non rendono giustizia a quanto la scienza ha dato all'evoluzione della nostra società, al suo sviluppo e a quello che soprattutto negli ultimi 2 anni ha consentito di far fronte all'emergenza pandemica del Covid. Grazie alle scienziate e agli scienziati per quanto hanno dato e continueranno a dare. Questo premio si inquadra nell'ambito delle attività di Pianeta Galileo, per l'appunto si chiama Premio Pianeta Galileo, e vuole essere un riconoscimento ad una personalità del mondo scientifico che oltre all'attività che svolge nell'ambito accademico, scientifico, ricerca e didattica, svolge anche, ha svolto anche un'attività di diffusione della cultura scientifica e quindi un'attività legata agli aspetti sociali della nostra comunità. La professoressa Cattaneo, professoressa e senatrice a vita della Repubblica, risponde perfettamente a questi requisiti perché oltre ad un'attività scientifica di grandissimo livello si è sempre prodigata nella diffusione della cultura attraverso iniziative rivolte ai giovani e dal 2013 svolge la sua attività di senatrice a vita e anche come parlamentare fa sentire il suo peso scientifico in un ambito diverso da quello da cui proviene. Trent'anni d'arte è un viaggio nell'esperienza artistica di Paolo Gennaioli. La mostra ospitata nello spazio espositivo Ciampi a Firenze fino al 17 dicembre ricorda la lunga produzione dell'artista, che incarna il profilo del pittore poeta ed è attivo nella scena artistica nazionale e internazionale con mostre personali e collettive a Roma, Toronto, Firenze, Washington e Arezzo. Beh, io l'ho visto sbocciare, l'ho visto nascere. È un ragazzo che ha esordito praticamente con me, con suo suocero, ragazzo particolare ma molto dotato da un punto di vista artistico. Questa mostra lo testimonia. È una mostra complicata per chi non conosca i valori della pittura, ma una mostra che certamente eleva lo scenario contemporaneo decaduto a soglie miserevoli. Beh, io sono nato autodidatta, quindi racconta una scoperta, un principio, un inizio così improvviso. Io venni a Firenze che in via Alfani alla scuola di recitazione di Paolo Coccheri e feci una rappresentazione, una recita al Cestello. Con Sergio Ciulli e Marcellina Ruocco e dovevo farne un'altra ma non era la vita mia e quindi cominciai con la pittura nei locali della ex Galleria Forlai in Borgo La Croce che poi era Forlai era anche diventò mio suocero e da lì cominciai appunto anche nella casa di Bulciano con le opere di Papini cioè, nacque questa scintilla improvvisa, io non avevo mai dipinto e poi tutto quel mondo fantastico che era anche fatto della Galleria Pananti dove li ritrovavo tutta l'arte fiorentina, Tirinnanzi, Faraoni e anche che ci andavo mio suocero, lì ci si ritrovava anche con Narciso Parigi, che è il nonno della mia ex moglie. E nulla, sono nato in questo contesto e in Borgo La Croce andavo sempre a piedi, quindi attraversavo sempre Firenze. Ed era un respiro grande di bellezza. E
Nulla, ho continuato, mi sono accorto che qualcosina di buono e di diverso facevo e ho continuato. È un anno e mezzo che portiamo avanti questo progetto, perché quando lui mi ha contattata per mettere su il suo trentennale, abbiamo deciso insieme che non volevamo una mostra fine a se stessa in un luogo e lì finiva. Abbiamo pensato invece a una mostra itinerante, che infatti è partita dalla mia città, io sono napoletana, e Paolo ha voluto venire e diciamo debuttare a Napoli, proprio come palcoscenico, perché Paolo, io nel catalogo lo definisco la rockstar, è molto vicino come spirito a Napoli, ai napoletani, quindi si sentiva molto vicino allo spirito partenopeo. E il comune di Napoli ha fatto suo il progetto di Paolo e quindi ha dato la Casina Pompeano per l'inaugurazione di questo trentennale, che è partito da Napoli, dopodiché siamo stati accolti ad Arezzo, poi è andato a Milano, insomma è stato un trentennale che ha girato un po' tutta Italia, che era il nostro progetto, era quello di portare l'arte di Paolo Giannaioli in giro per l'Italia. E però importantissimo per noi, e oggi siamo felicissimi, approdare a Firenze, appirare a casa, siamo tornati a casa, perché Paolo ha le sue radici fortissime qui nella città, nella Toscana, lui è cresciuto, è nato in questi 30 anni sulle colline di Pieve, di Bulcià, insomma, e quindi siamo tornati a casa. E l'ultimo step era proprio quello di essere a Firenze oggi qui. E quindi siamo felicissimi di questo. Siamo in questa sala che è quella dei cuori. Io in ogni spazio dove siamo stati ho sempre allestito una sala dei cuori, perché è rappresentativa di questo periodo di Paolo. E questi cuori, come voi potete vedere, Luisa la fa esite come base, quindi questa base materica, i cuori sono materici, forti, pieni di passione. E quindi è rappresentativa di questo periodo artistico di Paolo. Quindi una sala dedicata ai cuori. Poi nelle altre sale vedrete le opere storiche, diciamo, di Paolo, che sono un po' l'itinerario della sua trentennale attività. Si accendano le luci a Fivizzano, a Massa Carrara, dove fino al 12 dicembre va in scena Sapori di Natale 2022. Oltre 50 gli stand di enogastronomia con piatti e prodotti tipici della Lunigiana e del territorio, che animeranno le strade e le piazze del borgo toscano. Nei giorni della manifestazione non mancheranno canti di Natale, laboratori per bambini, spettacoli di artisti di strada. Verrà inoltre addobbata la casa di Babbo Natale per una festa che coinvolge tante associazioni e che sarà l'occasione anche per riscoprire luoghi di interesse culturale come i palazzi storici di Fivizzano. Venire a Fivizzano perché innanzitutto abbiamo aperto i palazzi storici, Palazzo Cogliari, dove sarà presente una mostra che rievocherà una grande manifestazione del territorio, che è la rievocazione storica della disfida degli arcieri di Terra e Corte. E quindi lì, in quel palazzo, in quel contesto, ci sarà una mostra di tutti gli abiti rinascimentali che ricorderanno il periodo dei Medici, e questo è un fatto importante perché Fivizzano era stato anche chiamato la piccola Firenze dal Carducci e ci lega molto a Firenze, perché abbiamo le mura Medice con Cosimo I e la fontana Medice con Cosimo III, per cui siamo anche stati una Repubblica Fiorentina. Oltre a questo abbiamo l'apertura di un altro palazzo storico, che è il Palazzo Gargiolli, che ci ricorda un noto fotografo fivizzanese, Giovanni Gargiolli, al quale dedichiamo già negli anni, ormai siamo alla terza o quarta edizione, un premio fotografico, perché era stato colui che aveva fondato il Gabinetto Fotografico Nazionale a Roma. E poi ci saranno tutti, dal Museo di San Giovanni alla Biblioteca Civica.
E una cosa che mi preme sottolineare è che proprio per questo richiamo storico abbiamo voluto, il nostro albero di Natale sarà la Fontana Medicea di Cosimo, fatta costruire da Cosimo III, che ricorderà Fivizzano Città della Stampa, perché sarà adibita a albero di Natale con delle sfere gigantesche che andranno a sottolineare chi ha inventato dopo Gutenberg la stampa, e cioè Jacopo da Fivizzano.